Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Meneu, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento. Ragazzi, è iniziata la settimana che ci porterà, per quanto riguarda il nostro amato Castello, alla partita di sabato contro la Sampdoria, una partita molto importante, ovviamente, tra le mura amiche. È un mese molto impegnativo per quanto riguarda il Cagliari, proprio in relazione a quelle che saranno le squadre che andremo a incontrare in questo mese di dicembre. Abbiamo, diciamo, iniziato bene il mese con un punto importante, un punto in trasferta su un campo ostico come quello di Bologna. Adesso però dobbiamo ovviamente concentrarci al massimo partita dopo partita. Quindi la Sampdoria richiede massima attenzione e massima concentrazione. In particolare, ragazzi, in questo intervento vi volevo porre un interrogativo, una curiosità che soltanto voi mi potete in qualche modo risolvere, se vogliamo. Cioè, voglio sapere il vostro punto di vista su un tema che ho toccato in maniera velata nel video di ieri, il giorno dopo Bologna-Cagliari. Nella parte finale vi ho parlato, come sapete, di una squalifica che purtroppo costringerà Niccolò Barella a non partecipare, a non essere disponibile per la gara appunto contro la Sampdoria, e quindi un arduo compito aspetta Lopez proprio questa settimana di lavoro per cercare di trovare una soluzione alternativa al giovane centrocampista Rossoblù, che garantisce comunque sempre grandi performance sia sul piano qualitativo che sul piano quantitativo. Diciamo che le difficoltà sono poi anche legate non soltanto alle qualità ovviamente di Niccolò, e su questo non ci sono ovviamente dubbi di nessun tipo. Tra le altre cose, insomma, continuano a circolare voci relativamente a Niccolò Barella, all'interesse addirittura ora dell'Inter, un Inter che ha provato ad avanzare proposte. Ci tengo, ecco, nello specifico anche a dire questo riguardo al calciomercato. Magari vi darò delle notizie, o comunque cominceremo a parlare di mercato magari tra un paio di settimane. In questo momento, parlando di voci, di situazioni appunto ipotetiche, non mi sembra il caso. Poi tanto ci sarà tutto il mese di gennaio in cui appunto ne potremo parlare in maniera approfondita, in cui ogni ora ci sarà una notizia differente. Ad ogni modo, ragazzi, Niccolò Barella è complicatissimo sostituirlo proprio per le sue qualità, e soprattutto considerando che la nostra rosa, lo sappiamo, insomma, non è che ci garantisce chissà quali alternative. Quindi, ragazzi, la domanda è questa e la faccio direttamente a voi: se voi foste il Lopez, quale soluzione adottereste per il match contro la Sampdoria? Io non vi do nessun tipo di idea, voglio sapere veramente che cosa le vostre menti potrebbero partorire se appunto foste al posto di Lopez. Fatemi sapere la vostra idea tattica, quindi per un giocatore che va a sostituire Barella, che possa essere un centrocampista o che possa essere eventualmente un attaccante, un trequartista che va appunto ad arretrare la propria posizione. Voglio sapere che cosa ne pensate voi rispetto a questa tematica. Fatemelo sapere commentando qui sotto il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti e ovviamente forza Castello a tutti. Ciao ciao!